Nessuna cena al ristorante nell'ultima sera dell'anno, ma cosa faranno i trevigiani? Non rinunceranno sicuramente a una cena nelle proprie case e per questo sono state prese d'assalto le gastronomie, che rispetto agli anni passati hanno avuto un incremento della loro attività. Con questa inchiesta di QDP News qui nella città di Montebelluna cercheremo di capire i gusti dei trevigiani. Noi possiamo dire che fortunatamente abbiamo visto un incremento in questo senso, perché chiaramente, non potendo andare ai ristoranti, si sono sentiti più coccolati, diciamo, a casa, e quindi hanno avuto questo piacere. Chiaramente le famiglione, quelle grandi, non le abbiamo avute, però ci sono state molte più famiglie, da magari 4-5 persone, che si sono trovate bene nel venire, ordinare, e sono state anche molto contente, per fortuna. E voi come vi siete organizzati per i grandi numeri che potevano, insomma, accedere di persone all'interno del vostro locale? Con le prenotazioni, cosa avete fatto? Sì, noi abbiamo preso tutte le prenotazioni, chiaramente le abbiamo numerate e poi abbiamo detto ai nostri clienti che in ottemperanza al decreto potevano entrare in negozio due persone alla volta, quindi la fila era molto lunga, però ce la siamo cavata bene. Quali sono le specialità che propone la vostra gastronomia e in cosa siete forti? Sicuramente un piatto che va fortissimo da noi, non mancherà mai, è il pasticcio di carne, perché lo fanno da 40 anni, noi abbiamo preso il ritmo e veramente c'è un grandissimo riscontro, e ovviamente aragoste, astici, soprattutto Natale, Capodanno, vanno via benissimo. Sono veramente... Quindi i montebellunesi non hanno badato a spese per quanto riguarda la cena di Capodanno? No, assolutamente, ci dicono anzi che loro proprio sul mangiare non hanno pensieri, vogliono fare tutto quanto bene e sanno che venendo qui il bene lo trovano. Abbiamo venduto tantissime astici e aragoste, sembra non hanno badato a spese, comunque dopo non mancava lo zampone, il cotechino e soprattutto la classica mostarda veneta. Quindi anche a lei la domanda che abbiamo fatto alla sua compagna, per quanto riguarda questo momento così difficile per tutto il mondo della ristorazione, per gli esercenti, invece le gastronomie in qualche modo organizzandosi sono riuscite a uscirne, no, da questa situazione? Sì, fortunatamente sì, è stata un grande Natale, assolutamente. E avete avuto un incremento voi? Sì, assolutamente. Qui abbiamo una sciccheria di quest'anno, fatte dai nostri chef, delle crespelle al nero di seppia con salmone e finocchietto selvatico. Mentre l'abbiamo ricordato prima, il vostro piatto forte è il pasticcio di carne. Che carne utilizzate? Come lo preparate? Tutti i segreti non si possono dire, ovviamente. No, tutti non si possono dire. Comunque è un macinato misto di maiale e manzo. Poi abbiamo una classica besciamella con un profumo di noce moscata e del parmigiano, assolutamente solo parmigiano, non grana padano.